Ciao a tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti in un nuovo video. Oggi una recensione su un film non proprio di prima uscita, però un film che mi avete richiesto davvero in parecchi. Molto spesso su Instagram vi chiedo su quale film fare una recensione e questo è stato uno di quelli più richiesti, un po' sorpresa. E sto parlando di Snowpiercer. Il film è un po' vecchietto del 2013, ma è dello stesso regista di Parasite, ovvero Bong Joon-ho. Se non avete visto la mia recensione di Parasite, ve la lascerò qui sotto. E vi consiglio anche di vedere il film perché è davvero molto bello. E se avete richiesto per quanto riguarda le recensioni, come al solito, scrivetemi qui sotto. In molti mi avete chiesto la recensione di Bombshell. Devo ancora vederlo. Avete visto Snowpiercer? Cosa ne pensate di questa serie TV che deve uscire? Vi convince? Non vi convince? Tra un po' informazione? La state aspettando ardentemente oppure no? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di iniziare, come al solito, pubblicità. Con i miei vicini spendo un casino. Nel caso vi piace il mio canale e volete supportarmi, potete farlo con un like, un commento, con quello che vi pare. Seguitemi su Instagram così da rispondere quando faccio i sondaggi per quanto riguarda su quale film fare una recensione. Qui sotto trovate anche il link al sito Viola in cui faccio le dirette. Non posso dire la parola perché YouTube non l'apprezza. La maglietta che indosso oggi è di Pumpling e mi piace un sacco. Come sapete ho una collaborazione su Pumpling, questo vuol dire che ho un codice affiliato. Il codice Sghiccio, perché Sghiccio tornerà di moda. Voi utilizzerete il mio codice che vi farà ottenere il 20% di sconto, ma essendo affiliato sosterrete anche il mio canale. Quindi grazie mille in anticipo. Inoltre qui sotto trovate anche il mio shop per quanto riguarda le mie tazze. Ma iniziamo a parlare per quanto riguarda Snowpiercer. In questo film noi ci troviamo nel 2031 e tutto è ghiacciato. Il mondo sta vivendo una seconda era glaciale perché c'è stato il surriscaldamento globale e hanno tentato un po' di arginarlo. Le cose sono andate male e tutto si è ghiacciato. Lì fuori è impossibile sopravvivere, tutti i sopravvissuti sono all'interno di un treno. Sul treno la vita va avanti quasi come se nulla fosse, senza ricordare neppure il passato per alcuni. Ci sono i bambini che sono per esempio nati sul treno stesso, che non hanno idea della vita precedente al treno. Ma questa vita è piena di regole, restrizioni, segreti soprattutto. E qui entra in scena Curtis, che sta programmando una rivolta per uscire dalla coda del treno e scoprire cosa c'è nel resto dei vagoni. Come andrà a finire questo film? Beh, lo scoprirete guardandolo, perché qui non si fanno spoiler, a meno che non rimanete fino alla parte spoiler, però vi avverto, tranquilli. Snowpiercer, non so se lo sapete, ma è tratto da una graphic novel francese, Le Transpanache, che io non so dire perché il francese lo pronuncio malissimo. I temi sembrano essere un po' gli stessi del film, ovvero sul riscaldamento globale, sovrappopolazione, rispetto ad natura, di varie sociale. Vedendo Parasite, il film secondo me ha molte cose in comune con Parasite, però secondo me Parasite continua a rimanere un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda questa simbologia e queste tematiche. Queste c'erano all'interno di Snowpiercer, ma sono molto grezze. È come un abbozzo di un'idea che poi sarà letteralmente riuscita con Parasite. Il film, infatti, secondo me Snowpiercer ha un po' un problema. Il fatto è che è di una natura un pochino ibrida, è né carne né pesce secondo me. Da una parte si vede la volontà, la visione artistica del regista Bong Joon-ho, ma dall'altra si vede quella del produttore. All'epoca il produttore di questo film era Weinstein. Sappiamo poi come è andato a finire lui e Stargabbio. E i due insomma avevano visione letteralmente diversa per quanto riguarda il film. Bong Joon-ho aveva una visione, ma Weinstein obbligava ogni volta a cambiare questa visione del film, fare nuovi tagli, fare nuove modifiche. Come sapete, negli Stati Uniti il produttore è quello che mette i soldi, ma è anche quello che decide molte cose, tagli finali, come cambiare il cast, cosa mettere, cosa includere. Insomma, se queste cose noi in Europa siamo abituate a darle semplicemente al ruolo del regista, purtroppo negli Stati Uniti lì è un'industria, quindi è molto differente e chi è a decidere tutto è il produttore. Bong Joon-ho voleva maggiore simbologia per quanto riguarda il film, mentre invece Weinstein voleva maggiore scene d'azione, voleva rendere questo film, diciamo, un film d'azione con sparatori e cose e via. E le visioni erano molto differenti. Per esempio c'erano le litigate su praticamente qualsiasi scena. C'è una scena all'interno del film in cui c'è un pesce e insomma c'è stata una litigata anche su quello. Bong Joon-ho ha voluto tenere quella scena e per farla tenere a Weinstein, che voleva eliminarla, gli ha detto che il padre era un pescatore, quella era un omaggio al padre, e lì Weinstein gli ha detto ok, la tieni perché tengo anch'io moltissimo alla famiglia. Solo anni dopo, quando Weinstein se n'è andato a Argabbio, Bong Joon-ho ha potuto rivelare la verità e ha detto che semplicemente quella era una bugia, gliel'ha detta così tanto per, ma suo padre non era un pescatore né nulla. Ma questo era semplicemente per farvi capire quanto il clima sul set del film fosse parecchio asfissiante. E purtroppo questo ha avuto delle brutte ripercussioni per quanto riguarda la carriera di Bong Joon-ho a Hollywood. Infatti il potere di Weinstein a Hollywood era tantissimo, come sapete, e lui, visto che ci sono state queste diatribe tra lui e il regista durante la produzione del film, non l'ha presa particolarmente bene e ha fatto di tutto proprio per far boicottare il film. Che cosa vuol dire? Ha fatto distribuire Snowpiercer in pochissime sale. Questo vuol dire che l'ha fatto floppare, perché se tu lo fai uscire in poche sale, per forza di cose guadagna poco.
E questa è stata proprio una ripercussione per quanto riguarda la carriera da regista di Bong Joon-ho a Hollywood. Perché a Hollywood, se fai flop, non ti danno una seconda possibilità molto spesso. E infatti noi, se andiamo a vedere la filmografia di Bong Joon-ho, prima di rifare un nuovo progetto ha dovuto aspettare a Netflix o addirittura creare Parasite, che è stato prodotto in Corea del Sud. Quindi insomma, le porte di Hollywood si sono chiuse proprio per colpa di Weinstein. Snowpiercer secondo me risente parecchio proprio di queste pressioni, perché è un film troppo volutamente, forzatamente fatto, plasmato verso l'azione, un film che in realtà non ha quell'obiettivo, e tutte queste scene d'azione a volte sembrano davvero forzate, fuori luogo. Queste due anime secondo me non riescono molto bene a unirsi all'interno del film, che infatti ha uno sviluppo, un ritmo secondo me errato. Sembra quasi come se tutto si concentrasse sul finale, con questa sorta di spiegone innaturale, e alcune delle parti più interessanti sembrano un po' essere lasciate in sospeso e non approfondite. Nonostante questo, a me è piaciuto molto come Bong Joon-ho abbia gestito le scene d'azione, perché sono davvero molto belle a livello di regia. Riescono molto bene a coniugare azione ed estetica, come per esempio la scena delle fiaccole, o quella delle saune, o oppure ancora quella della scuola. Però allo stesso tempo quelle scene sembrano molto fuori luogo all'interno di questo sviluppo del film. Sembrano quasi essere messe lì per far contento lo spettatore della domenica che va al cinema. E sembrano quasi rubare spazio a scene più importanti che dovrebbero dirci qualcosa in più su quello che magari vorremmo davvero sapere del film. Nel film c'è Chris Evans, che nonostante qui abbia il ruolo dell'eroe, ho trovato interessante il lavoro che si è fatto sul suo corpo. Ovvero, nonostante lui sia fisicato di suo e anche per fare Capitan America, diciamo che all'interno del film non viene particolarmente usato o mostrato il suo corpo, proprio perché si pensa che essendo in una situazione così difficile all'interno del film sarebbe poco naturale vedere un personaggio molto fisicato, e io l'ho trovato sinceramente un ruolo differente rispetto al solito. Lui molto spesso l'abbiamo visto o come il figaccione cattivo, come il figaccione o come il figaccione buono, mentre invece questo ruolo l'ho trovato un po' più interessante, fatto di luce e ombre. Tilda Swinton è fantastica come al solito. Il film cura molto l'estetica e ci sono queste scenografie che parlano molto del luogo e di chi le abita. E anche all'interno di questo film la luce del sole risulta essere un privilegio, esattamente come in Parasite. Secondo me Snowpiercer ha tante cose in comune con il film che ha vinto l'Oscar, però secondo me lì Bong Joon-ho è riuscito a raccontare tutto ciò meglio, una migliore simbologia, un miglior racconto, qualcosa di molto più stimolante a livello narrativo così come estetico. Qui invece il film risente molto di questa natura che deve essere duplice e non riesce alla fin fine a fare ben bene nessuna delle due nature, né essere un film d'azione canonico né essere invece qualcosa che sviluppa un racconto o una critica sociale. Però se siete curiosi guardatelo, magari poco prima di vedere la serie TV, perché io non so in che direzione andrà. Ma qui finisce la parte senza spoiler. Se siete curiosi di sapere anche il dopo, rimaniamo insieme per quanto riguarda la parte spoiler. Se lo volete vedere è su Prime Video, quindi andate a vederlo, tornate qui, noi ci vediamo tra 3, 2, 1, spoiler! Se non l'avete visto o non vi ricordate il film, in breve che cosa succede? In pratica Chris Evans inizia questa rivolta e man mano questa rivolta avanza sempre di più. Le cose vanno sorprendentemente bene, anche se insomma c'era molto scetticismo. Man mano che avanza per quanto riguarda queste carrozze, scopre che la vita all'interno di questo treno è molto differente tra loro e chi è più vicino alla punta di questo treno. Molti erano ricchi, hanno vissuto una vita privilegiata, mentre loro avevano una vita di stenti, da sopravvissuti a tutti gli effetti, mentre gli altri sembravano vivere una vita tranquilla, come se niente fosse, come se non fosse mai cambiato nulla. Luce del sole, luoghi lussuosi, cibo rinomato, mentre loro invece era totalmente l'opposto, senza luce, vestiti luridi, un cibo fatto da tavolette con scarafaggi. Mentre la vita dei privilegiati continuava ad andare avanti come se niente fosse, loro avevano una vita fatta di soprusi, senti e mancanza di libertà. Per andare avanti, Curtis libera un prigioniero, così come sua figlia, capace di sentire l'apertura delle porte, insomma, avendo un udito molto fine, e sorprendentemente riescono ad arrivare alla punta del treno. Proprio lì scopriranno una cosa, ovvero che la rivolta che lui ha capitanato, che ha fatto perdere molte persone, era semplicemente tutto una recita, era stata architettata dalla cima e la coda del treno, dal suo mentore stesso, era tutta una bugia. Era semplicemente un modo che facevano ciclicamente per far morire alcune persone, così da limitare il sovraffollamento per quanto riguarda le risorse limitate per i più poveri all'interno delle cabine del treno. Questa era tutta una farsa, il capo del treno propone a Curtis di prendere il suo posto. Curtis è tentato, visto il benessere, ma anche visto il suo passato un po' da criminale, ma alla fin fine decide di aiutare i più deboli, libera per esempio un bambino che era fondamentale per mandare avanti la macchina, essendo necessario per spostare una cosa, e aiuta il prigioniero così come sua figlia per far esplodere una porta del treno e liberarsi. Gli scopriranno che la neve si sta sciogliendo
e sono ricomparsi gli animali, quindi la vita. L'era glaciale finalmente si è conclusa. Allora, questa grande linea era la storyline del film. Io però onestamente credo che all'incirca i due personaggi più interessanti che dovrebbero essere i protagonisti del film alla fin fine sono il prigioniero così come sua figlia, e sono due dei personaggi che vengono maggiormente sacrificati per quanto riguarda la narrativa del film, di cui vorremmo capire molto di più, ma in realtà sappiamo un po' nulla. Il discorso etico è fortemente sacrificato per lasciare spazio all'azione nel film, e questo è un grandissimo peccato. Noi lo vediamo riassunto in poche scene, come quella del sushi, quello della scuola, questi bambini che possono studiare, bambini ricchi, biondi. Vediamo le piante, l'acquario per i ricchi, ma tutta questa bellezza, e anche per quanto riguarda la narrazione del film, molto spesso viene messa da parte per lasciare spazio a scene di lotte, di sparatorie, che nonostante siano gestite molto bene da parte di Bong Joon-ho, secondo me sono un troppo, non dicono niente del film, non aggiungono nulla. Sembrava un intrattenimento spicciolo quasi fuori posto per quanto riguarda il messaggio del film. Il film punta molto sulla pluralità, parla proprio di questo, noi sentiamo molte lingue all'interno del film, si parla del traduttore, si parla dello sfruttamento minorile, come per esempio come il bambino che deve mandare avanti le macchine, oppure ancora dello sfruttamento della società capitalistica, come per far prosperare pochi debbano soffrire in tanti. Ho trovato interessante anche il binomio per quanto riguarda il benessere che noi diamo per scontato e come mandino avanti la macchina della società a volte i bambini. Noi sappiamo che anche le nostre vite, diciamo, sono possibili, sono agiate anche grazie allo sfruttamento del lavoro minorile. Se bevete del caffè, usate del cioccolato, oppure ancora utilizzate uno smartphone che all'interno ha del cobalto, a meno che non sia certificata una fonte etica, per esempio per queste fonti, molto probabilmente quel caffè che state bevendo, quel cioccolato che state mangiando all'interno di qualcosa, è stato raccolto da dei bambini. Quindi lo sfruttamento minorile. Il film però secondo me ha tanti problemi, perché da una parte, come vi ho detto, ha queste due nature che non riesce proprio bene a coniugare. Nonostante ci siano queste scene action, non sembrano voler indagare magari dei momenti interessanti, cioè per esempio quel momento in cui c'è la tortura del braccio fatto ghiacciare, che è terribile ma interessante, o i bambini strappati ai genitori che rimandano a scenari storici che purtroppo conosciamo. Ma la vera malvagità all'interno del treno non sembra davvero indagata nel suo profondo. Il film sembra quasi volersi addolcire a tutti i costi e dare un finale positivo, forzatamente, sacrificando secondo me anche il tema del film stesso. Molti degli interrogativi, che erano anche interessanti, rimangono in sospeso, liquidati con due frasette e basta. Ci sono tanti argomenti e stimoli interessanti che vengono liquidati, come la voglia di creare questo treno che viaggia in continuazione, perché la voglia di movimento tipica del capitalismo, dell'industrializzazione, oppure la voglia di scoperta, cos'è? Cosa c'è dietro? Il padre e la figlia si salvano e escono, ma gli altri cosa fanno? Muoiono? Boh! Per loro invece è possibile sopravvivere da soli nella neve con un orso? Non lo so, il finale secondo me è stato davvero forzato e sembra davvero alieno rispetto a quello che stiamo vedendo, e soprattutto rispetto all'inizio del film e le tematiche, il clima che c'è, molto pessimista e anche molto cupo per quanto riguarda il film. Il film secondo me è stato troppo manipolato per quanto riguarda la produzione, volendo virare a tutti i costi questo racconto, non per un racconto di per sé, ma questa sorta di action per famiglia a tutti i costi. Snowpiercer secondo me però ha una bella idea di partenza, ovvero siamo nel 2013 e nonostante tutto si parlava di problemi ambientali, sul riscaldamento globale. Se si fosse sviluppato maggiormente verso quella direzione, secondo me sarebbe stato più interessante rispetto a sparatorie, lotte, eccetera. Boh, forse le limitazioni a questo film hanno permesso e stimolato Bong Joon-ho a creare Parasite? Non lo sappiamo, ma lunga vita Parasite. Quindi non lo so, a me sinceramente non ha convinto del tutto questo film. Voi ditemi che cosa ne pensate, però fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video, se è stato interessante fatemelo sapere con un like, un commento, se siete rimasti fin qui lasciatemi qui sotto l'emoji del treno. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!